Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video di The Last of Us. Io spero che si veda abbastanza bene la mia faccia, va bene. Continuiamo. Avevamo superato il museo, il palazzo del governo e tutte quelle belle cose. Eravamo arrivati nel bosco con Emily e ci aveva detto praticamente che non aveva mai visto prima un bosco e faceva tanto la carina. Ok, adesso aspettiamo che si carichi. Ok, eravamo arrivati qui, sì, proprio avevamo superato il bosco con Emily e ci aveva detto che qua tecnicamente dovrebbe essere un amico di Joel che ci aspettava. Allora ragazzi, io spero comunque queste puntate vi stiano piacendo, spero che comunque la lunghezza sia giusta. Aspetta un attimo che alzo un pelo il volume. Più di un pelo, vabbè, adesso vediamo. Allora, qui spero che questo punto vi stia piacendo, ragazzi. Merda. Merda. È chiusa, fantastico. Allora, andiamo di qua. No. Nah. Non da questa parte, almeno. Dobbiamo aggirarla. Questi li sto registrando comunque un po' dopo rispetto agli altri. Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Scusa, io per un attimo mi ero distratta. Sento il doppio audio. Vabbè, proseguiamo. C'è stato un piccolo problema. Ok, scusate ragazzi, c'è stato un piccolo problema di audio, di tecnica, non so come cazzo chiamarlo. Ok, allora, come dicevo, scusate se mi ripeto, spero che questo puntate vi stiano piacendo. Qua c'è un forcone, cazzo è questo? Minchia. Questo è tosto, eh. La peppa. Migliora le armi da mischia per uccidere nemici con un solo colpo. Il potenziamento può essere utilizzato un numero limitato di volte per dare efficacia una volta esaurita la resistenza. Ok. Sì. Cosa sì? Ok, scendiamo. No, aspetta, scendiamo un attimo. Se mi butto? E questa? Ok. Sì, spero vi stiano piacendo. Comunque queste qua le sto registrando un po' staccate dalle prime, quindi posso vedere anche magari i risultati. E comunque non so quante ne avrò caricate a questo punto, però vi stanno spero piacendo comunque. Allora, pigliamo questa asta, se vogliamo chiamarla così. Andiamo. La posizioniamo. Te sei salita. Perfetto. Sei tu, Bill? Dove vi incontrate? Bill. Il fumo? In diversi posti. Non sei mai stato qui, vero? So che vive qui. No, non c'ero mai stato di persona. Ok, allora vediamo. Aspetta, se mi butto qui. Meglio che sia così. Beh, direi di sì. Andiamo a controllare. Certo. Andiamo. Allora, qui non c'è nulla da vedere. Niente da vedere, niente da vedere. Qua, sì. Allora, vediamo se posso fare qualcosa, tipo qualche lama. Posso fare una. Posso fare qualche benda. Vabbè, Molotov magari ci penso dopo. Allora, vediamo un po' qua se possiamo migliorare qualcosa. Io ho 50 di quelle. Distanza molto d'ascolto, velocità fabbricazione, velocità cura, oscillazione arma. Vabbè, ci pensiamo poi magari quando ne ho un po' di più, dai. Cos'hai in mano? Ah, ok.
Carica un attimo l'arma, Zios. Ok, qua non c'è nulla. Quindi vediamo di scendere. Giù. Ma sta attenta, è un bel salto. Dov'è il figlio di orca? Ce n'è solo uno, quindi. Mamma mia, subito così. Guarda, sta indietro. Andiamo piano, piano. Ok, perfetto, brutto bastardo. Vabbè, non credo ci sia molto, vabbè. Fa lo stesso, comunque, sempre meglio levarcelo dalle palle. Uno così. Prima di entrare vediamo se qui intorno c'è qualcosa. Oh merda! Figlio di tua madre! Crepa, pezzo di merda. Sono andato un po' troppo in scioltezza, devo dire. Un po' troppo in scioltezza. Sono rimaste attaccate le chiavi. le forbici. Non è che gliele posso riattaccare. No, porca puttana. Aspetta, forse sì. No. Che puttana, troia, proprio. Sì, sì. Sono andato veramente un po' troppo in scioltezza, devo dire. Ok, qua non c'è niente. Proviamo a vedere qui. Ok, qua era da dove si entrava. E non c'è nulla. Magari se ci leviamo io passo. Perfetto. Piglia quelli. Piglia queste. Perfetto. Poi vediamo qua c'è qualcosa. Dammi un secondo. Ok. Qua non c'è mai un cazzo. Ho trovato questo foglietto. Cosa dice? Allora, leggiamo. Promemoria. Procurarsi più pillole. Cercare munizioni extra. Ho solo 3 settimane prima della prossima consegna con Tess. Poi qua ci sono questi ingranaggi. Munizioni. Ok, non c'è più niente, sembra. Ok. Oddio, ho paura di scordarmi qua. Di non vedere qualcosa. Boh, vabbè, qua non c'è più niente, direi. Ok, a sto punto usciamo. Qua andiamo qua di sotto. Vediamo un po'. È incastrata dall'altro lato. Aiutami a salire. Non mi pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Dai, Joel, non aver paura, su. Ok. Dammi il piede. Ok, apri e basta. Niente. Cosa deve fare? Su, dai. Certo. Si vede subito già il cambiamento, magari, che si sta iniziando a preoccupare per la ragazzina. Questi dialoghi molto, che ci sono molto spesso. Ok. Molto belli. Belli. Bel lavoro. Grazie. Grande. Mi piacete, ragazzi, mi piacete. Qua dove cazzo devo andare? Che puttana. È enorme. Sto posto, pure. Diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy.
Qua si può entrare. Dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Oh, ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Pillole! Ehi, guarda! Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano. Ma niente fate. Quelle mi fanno paura. Ma come? Già. E fate, ti fanno paura. Mettiamoci la lama qui, che non si sa mai. Ok, quindi questa zona è visitata. Ok, qua non c'è niente, sembra. Perfetto. La mia paura è proprio quella di non, in questi scenari così grandi, di perdermi qualcosa magari. Infatti devo entrare qui adesso. Ok, sembra vuoto. Allora, lì abbiamo qualcosa al massimo. Vediamo se... facciamoci una molotov. Pigliamo su questo. No, adesso non voglio usarla. Ok, perfetto. Qua fa tutto molto comodo. Ci hai già giocato? Nah. The Turning. Ma avevo un amico che sapeva tutto di questo. Beh, gioco. Facciamo una partita. A quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel Knives che... com'era? Ti faceva un buco nello stomaco prima di staccarti la testa a calci. Bello, gentile. Beh, non sono mai stato un fan di questo genere di cose. Vorrei poterci giocare. Lo so, ragazzina. Aspetta un attimo, che qua mi sembra ci fosse anche il piano di sopra. Non si può entrare? Ok, sembra che non ci sia nessuno. Sembra. Oh. Ok. Ok, allora proseguiamo di qua. Cosa ti devo dire? Noi siamo arrivati dal... lì, mi sembra. Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Beh, dove secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Non è la parte ardua. Sì, quella è opera di Bill. Per quanto ne so, solo lui. Allora, lì dobbiamo andare in questa direzione. Ok, qua ci possiamo entrare. Negozio di dischi. Guarda questo posto. Bello, ti piace? Questo mi sembra, ho l'impressione sarà una puntata molto così di esplorazione.
però comunque importante secondo me ai fini della storia. Gli schifosi infetti si sono fatti vedere troppo vicino al rifugio della chiesa. Dovrò fare un altro giro per ripulire i punti deboli del perimetro. Ok, qua non c'è più niente. Ehi, è piuttosto triste. Cosa? Tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. Non lo so, non mi sembra giusto. Pigliali su. Pigliali su un paio, non tutti, anche perché non ne conosco neanche uno qua, però. Questi chi sono? I Full Funk? Ok, io direi che si passa di qua. Lì c'è un filo. Gesù! Codias! Porca miseria! Ma che cosa diavolo era? Era Una delle una trappole di delle Bill. trappole di Bill. Così il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini e andrà tutto bene. No, non ho più un coltello. Ti prego. Cioè, non scherziamo. Devi insegnarmi come si fa. Belle le pilloline, grande. Do, non c'è più niente. Vabbè. Sì, è tutto al massimo qui, quindi. Ok, quella è un'altra trappola. Qua ci sono delle frecce. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Scala. Posizioniamola qua. Ok, sali su. No, fischia, lercia, sciocia. Sali, sali. Non aver paura. Qua c'è una freccia. Ho preso tutto quello che non dovevo prendere. L'arco! Guarda qua. Mamma mia, che bello. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere anche un arco Allora, come per migliorare oggetto. con l'arco tieni premuto Non L1, credo. per caricare più a lungo tieni premuto. Più tensione crei. E poi R1 spari il frecciasso sozzo. Perché ha mandato l'arco? La vedo male. Tutto ok, sali. D'accordo. Non è vero, scherzavo. Ok. Sì. Cosa dovrei fare? Oh, ciccio bello. Cosa devo fare? Cosa
cosa devo fare? Allora, vediamo di scendere un attimo, magari. Forse devo prendere questa. Ok. Questa ci sarà utile. Perfetto. Allora, ragazzi, puoi fare qualcosa? La pigli sta, non ce la fai? Ti pesa troppo, eh? Vabbè, penso io. Fantastico, fantastico. Io la lascio qui, eh. Ok. Passa, dai. Merda. Proviamo questo giocattolino. Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci Come farò a sia. scendere che non Perciò, vedo? quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai Aspetta un attimo, capito? cazzo. Sì, ho capito. Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Va bene. Sai. C'ho la testa qui. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. Hai sentito? Sì. Guarda qui. Merda, che cazzo è? Ehi, vuoi entrare lì? Magari. Troverai me quando sarò morta d'infarto. No, tranquilla. Nessun problema. Ci penso io. Ok, se stiamo bassi vuol dire che c'è qualcosa. Cioè, questa canta, quindi. Non so se qualcosa sia. Che qua non c'è nulla. No, merda, che cazzo l'aveva visto questo? Oh. Gesù! Quel coso mi ha spaventato a morte. Beh, già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Ma che cazzo? Ma porca la ficcas. Ci sono veramente. Ok, leggiamo. Addio me. I soldati stanno andando porta a porta e obbligano la gente a salire sui bus. Sento delle urla che vengono da un paio di edifici più avanti. Non c'è più molto tempo. Ho provato a chiamare aspettare. Non so cosa fare, ma non posso più attendere. Ho buttato la maggior parte delle nostre cose in un paio di valigie. Ti aspetto nella zona di quarantena. Vieni a cercarmi, ci vediamo presto. Ezra. Si saranno incontrati? Vabbè. E come diavolo faccio a saperlo? Beh, spero che ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Metto la mia caccatina nelle mutande e me la sono fatta.
Beh, ragazzi, io direi che dai, possiamo mollare qui, dai. È stata piuttosto più una puntata di intermezzo questa alla ricerca comunque del nostro amico. Bene, direi che ci possiamo fermare qui, ragazzi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Iscrivetevi alla pagina Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a mezzo, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.